Allora, no, nessuna lezione extra, ve l'ho scritto che non ci sarebbe stata. Signori, leggete le mail che vi mando, per favore. Vi avrei avvisato altrimenti, assolutamente no, questa è una lezione normalissima. Allora, lezione normalissima in cui il facciamo alcuni esempi di cambi di base interessanti. Allora, primo esercizio. Determinare T da R3 in R3 lineare che sia la simmetria rispetto al piano V dato da x meno y più z uguale a 0. Quindi io voglio un'applicazione lineare da R3 a R3 che di fatto sia questa funzione, questa diciamo, trasformazione geometrica, la simmetria rispetto al piano x meno y più z uguale a 0. Allora, come possiamo fare? Beh, in realtà ci sono almeno due modi per farlo, uno lo vedremo più avanti. Un altro è quello di sfruttare il fatto che se t è fissata su una base di R3, allora esiste ed è unica. Cioè il teorema di esistenza e unicità delle applicazioni lineari. Ovviamente scelgo una base di R3 su cui so dire facilmente cosa fa T. Allora, T, ripeto, è la simmetria rispetto a un piano. Ora, su quali vettori so dire abbastanza semplicemente cosa fa T? Secondo voi? Beh, l'origine perché è un'applicazione lineare e vabbè. Base canonica e ok, se per voi è ovvio qual è il simmetrico rispetto a questo piano di E1, ditemelo. Cioè, qual è il simmetrico rispetto a questo piano del vettore 1, 0, 0? Ah, allora, abbiamo due risposte. Allora, intanto, scusatemi, vettore direttore è una parola che in questo corso io non ho mai usato e io non so mai voi cosa intendiate nella vostra testa. Quindi, con calma. Allora, c'è qualcuno che ha detto il vettore è perpendicolare al piano. Benissimo, quindi 1. Se V, beh, chiamiamolo V3, perché 1 e V2 mi servono gli altri, è un vettore perpendicolare a V, quanto deve valere T di V3?
Se V3 è il vettore perpendicolare al piano rispetto a cui faccio la simmetria, il suo simmetrico quanto vale? Meno, no, 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 1 meno 1, 1. No, 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 no. Lui è un vettore perpendicolare al piano. Come fa qualunque vettore perpendicolare al piano ad andare in 1 meno 1, 1? Ma non scherziamo. In meno V3. Cioè, se questo è il piano rispetto a cui faccio la simmetria e qui c'è l'origine, se prendo un vettore che è perpendicolare al piano e questo è V3, chiaramente questo è T di V3, è il simmetrico rispetto al piano. Al piano V. Questo è il piano V. Questa è l'origine. Benissimo. La seconda cosa che qualcuno di voi ha detto è i vettori del piano. 2. Se V piccolo appartiene a V, se appartiene al piano rispetto a cui faccio la simmetria, il suo simmetrico qual è? Lui stesso è V. Ok, il vettore stesso, non il punto. Sì, beh, il punto se facessimo solo proprio la geometria. Ok, ora con queste due condizioni io riesco, diciamo, vabbè, V3 è un vettore perpendicolare e qualcuno ha notato prima che sappiamo qual è il vettore. Cioè, diciamo, è un piano, no? Il perpendicolare nelle tre è una retta, ora queste cose non le abbiamo ancora fatte, ma credo che le troviate. V3 è perpendicolare se e solo se questa condizione, V3 è un vettore perpendicolare se e solo se V3 appartiene a una retta che è lo span di 1 meno 1, 1. Cioè lui è K per 1 meno 1, 1. Con K in R. Questa cosa torna a tutti? Quindi da questa condizione qui parliamo di un vettore che è uno di questi e una volta che ne ho preso uno gli altri li butto via perché sono chiaramente dipendenti da lui. Quindi qui dentro praticamente posso prendere 1 meno 1, 1, no? Ok. Però usando anche 2 non riesco a trovare una. Tra i vettori di 1 e i vettori di 2 non riesco a fare una base. Cioè, per esempio, diciamo, V che dimensione ha? Quanti sono? 2, ok? V appartiene, per esempio, allo span. Fatemene prendere 2. Ora, ne potrei prendere due qualunque, voglio prendere questi. D'accordo? Questi sono nel piano, no? X meno Y più Z fa 0 qua. Sono indipendenti perché qua c'è 0, qua c'è 2, quindi non possono essere multipli tra loro. Per due vettori essere indipendenti vuol dire non essere multipli, quindi sono una base. E questo lo chiamiamo. Bah, sì, trovati a occhio, voglio dire. Dovete azzerare questa equazione qua. Meno y più z vuol dire che se li prendete uguali fanno 0, e quindi 0, 1, 1 va bene. E poi volevo un x per non far. Insomma, però. E potete trovare come volete. In realtà li ho anche scelti perché così adesso i conti che faccio non vengono troppo complicati, ma sono. Cioè. Allora, V1, V2, V3 è una base di R3. Perché? Perché V intersecato span di V3 è uguale solo l'origine.
E quindi dimensione di V più span di V3 è uguale a dimensione di V più dimensione dello span di V3 che è uguale a 2 più 1, cioè 3. Quindi V1, V2, V3 sono generatori di R3 e quindi base. Ora voi direte, bastava fare Gauss, giusto, ma pensate un attimo al tipo di ragionamento che ho fatto, questo funziona a prescindere. Io ho detto, c'ho V1 e V2 che sono una base di uno spazio, di una certa dimensione. Poi ho una base di un altro spazio, d'accordo? Se unisco le due basi, qui ho usato questa cosa, no? L'unione di una base di V e una base di span V3 è un insieme di generatori di V più span V3. Ok? Cioè qui non ho fatto nessun conto, è solo teoria questa. Io sapevo per costruzione che, beh, span V3 è la retta perpendicolare al piano, quindi si incontrano solo nell'origine. E quindi l'intersezione è solo 0. Vuol dire che la somma ha come dimensione la somma delle dimensioni che fa 3, e quindi l'insieme, unendo le basi, ottengo un insieme di generatori di R3 che però ha 3 elementi, e quindi è una base. Torna a tutti questo piccolo ragionamento? E no, sì, ok, abbiamo unito le basi, ma quello che vi ho detto è questo, che se voi avete due sottospazi, la cui intersezione è solo lo zero, l'unione delle basi è una base della somma. Cioè questa condizione qua, vi dice che l'unione delle basi è una base della somma. Ma non l'ho verificato con Gauss, cioè questa cosa, vi rendete conto, funziona anche se io non sapessi chi sono V1, V2 e V3. Se io sapessi solo che V1 e V2 sono una base di V e V3 è una base dell'altro, e avessi l'informazione qui in viola, saprei che la loro unione è una base di R3, perché sono in somma diretta. Se volete, sapendo che sono in somma diretta, quando unisco le basi ho una base della somma. Chi ha detto che non ha capito qualcosa, però non ho capito cosa ha capito, cosa non ha capito. Pozzi, lei non ha capito come ho fatto a fare cosa? Beh, sono un piano e la retta perpendicolare a quel piano, per costruzione. Se vuole anche per, a posteriori anche, no? Perché su V, ok, questa è un'osservazione che può essere interessante. Prima ragione. Span di V3 è la retta perpendicolare a V. Ok? È chiaro che se voi avete un piano e la retta perpendicolare al piano, queste si incontrano solo all'origine, no? Quindi, diciamo, geometricamente ovvio. Okay, però non è una vera spiegazione questa. La seconda spiegazione che potrebbe essere carina è questa. T di V è uguale a V per ogni V in V, mentre T di V doppio è uguale a meno V doppio
Per ogni W in spandi V3. Quindi se U appartiene a V intersecato spandi V3, allora T di U è uguale a U perché U sta in V. E T di U è uguale a meno U perché U sta nello span di V3. E quindi U è uguale a meno U, e quindi U è uguale a 0. Torna questa cosa? Io so che T esiste, T è la trasformazione geometrica che è la simmetria rispetto al piano, quindi c'è. E so che sul piano fissa i vettori e su quest'altra cosa li ribalta. Vi è chiaro che non ci può essere un vettore comune, perché dovrebbe essere un vettore che è sia fissato sia ribaltato. Non è possibile. E in generale tutto il punto è che qui c'è t di v uguale a un multiplo e t di w uguale a un altro multiplo. Due multipli diversi erano 1 e meno 1, ma potevano essere 2 e meno 7, chi se ne frega. 2 e 18 e non tornava. D'accordo? Tornano a tutti queste due ragioni? Benissimo. Allora, quindi abbiamo questa informazione qui. Questa informazione qui le mettiamo assieme. Quindi B base V1, V2, V3. T di V1 fa V1. T di V2 fa V2, T di V3 fa meno V3. Quindi la matrice associata a T rispetto alla base B in partenza e in arrivo la chiamo D. Allora, devo fare, beh, sono le coordinate rispetto a B di T di V1, le coordinate rispetto a B di T di V2, le coordinate rispetto a B di T di V3. Questa è la solita definizione, no? Coordinate rispetto alla base di arrivo delle immagini dei vettori della base di partenza. Qui base di arrivo e base di partenza sono la stessa, e quindi viene fuori sta roba. Ora, un passo per volta, queste sono le coordinate rispetto a B di V1, le coordinate rispetto a B di V2, le coordinate rispetto a V di meno V3. Adesso, ditemi una colonna per volta, qual è la prima colonna di questa matrice? (1, 0, 0). Le coordinate di V1 rispetto a una base dove V1 è il primo vettore. La seconda colonna? (0, 1, 0). E la terza colonna invece è, esatto, c'è un meno 1, ok? Beh, una matrice molto carina. Il problema è che è rispetto a una base assolutamente a caso. Cioè, no, a caso, scelta molto molto accuratamente. Noi poi vorremmo la base canonica. Ora ricordatevi un po' il giochino. Di cosa fa? Prende coordinate rispetto a B, da destra, restituisce coordinate rispetto a B. Io invece voglio A che prende coordinate rispetto alla canonica. E restituisce coordinate rispetto alla canonica, perché per fare i conti serve la matrice A, non la matrice D. Quindi cosa devo fare? Beh,
Qui piazzo un cambio di base da canonica a B. Quindi prima cambio da canonica a B. Poi applico D sulle cornette rispetto a B e qui cosa devo mettere? Un cambio di base da B a canonica. Ora chiamiamo M il cambio di base da B a canonica. Come è fatta? Sono le coordinate rispetto alla canonica dei vettori di B, quindi è V1, V2, V3. Coordinate rispetto alla canonica dei vettori di B. Le coordinate rispetto alla canonica sono semplicemente i vettori. Quindi come è fatta? È 0, 1, 1, 2, 1, meno 1, 1, meno 1, 1. M meno 1 invece è il cambio di base da canonica a B, è chiaramente l'inverso. Quindi, queste sono le due parti blu, quindi la mia matrice A come è fatta? È M a meno 1. Scusate, infatti è m per d per m a meno 1. Ora, ripeto, questa è m, questa è d, per calcolare a mi basta calcolare l'inversa, quindi calcolo m a meno 1, questa non è entusiasmante come cosa, però 0, 2, 1, 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1 e ci metto l'identità, faccio le mie mosse di Gauss nel modo più ovvio possibile. Allora, qui cosa c'è? C'è 0, 2, 1, 1, 0, 0, quale sommo? Andiamo avanti. Allora, partiamo dal fondo, adesso invece 0, 0, 1, un terzo, meno un terzo, un terzo. 0, 2, 0 devo sottrarre, quindi fa 2 terzi, 1 terzo, meno 1 terzo, 1, 1, 0 devo sommare, quindi mi fa 1 terzo, 2 terzi perché è 1 meno 1 terzo, 1 terzo. Andiamo avanti, 0, 0, 1, 1 terzo. Meno un terzo, 0, 1, scusate, 1, 0 e fa un terzo, un sesto, meno un sesto, 1, 0, 0 sottraggo, e un terzo meno un terzo fa 0, 2 terzi meno un sesto fa un mezzo e un terzo più un sesto fa un mezzo. Quindi m meno 1 è, denominatore comune, un sesto, direi. 0, 3, 3, 2, 1, meno 1, 2, meno 2, 2. E adesso calcolo A che è m di m meno 1, cioè vabbè, un sesto tutto davanti, 0, 2, 1, 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1. Per 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, meno 1, per 0, 3, 3, 2, 1, meno 1, 2, meno 2, 2.
Facciamo sto conto bellissimo. Allora, 0, 2, meno 1, 1, 1, 1, 1, meno 1, meno 1, per 0, 3, 3, 2, 1, meno 1, 2, meno 2, 2, oh, dunque, 2, scusate, un sesto di 2, 4, meno 4, 4, 2, 4, meno 4, 4, 2, direi. Ovvero sia, se volete, è un terzo, 2 terzi, meno 2 terzi, 2 terzi, un terzo, 2 terzi, meno 2 terzi, 2 terzi, un terzo. Quindi, la simmetria rispetto al piano x meno y più z uguale a 0 è t di x, y, z uguale x più 2y meno 2z terzi, 2x più y più 2z terzi, meno 2x più 2y più z terzi. Ora, lasciate perdere il conto che ho fatto perché, per finire l'esercizio, ma insomma, potevate lasciare fuori un sesto, anche se c'era un 2 che si semplificava, quindi al massimo lasciate fuori un terzo, potete fare quello che volevate perché il punto è dare la risposta giusta. Se poi posso raccogliere fuori un terzo e scrivere, cioè, quello che voglio. Ma il punto è come abbiamo fatto a trovare la nostra A. Quindi come abbiamo fatto? Abbiamo trovato una base molto particolare su cui era facile scrivere la nostra applicazione lineare. Vi faccio un secondo esempio, sempre geometrico. Rotazione di π greco mezzi. In senso antiorario, attorno al vettore 101. Quindi voglio, sarà comunque un'applicazione lineare da R3 a R3. Ora, qui qual è l'idea? Cerco di fare il disegno, ma non sarà spettacolare, vi avviso. Ora, la nostra retta è, anzi, il nostro vettore, scusate, è questo qua, è la bisettrice di questo. Piano coordinato, d'accordo? Rotazione di π greco mezzi in senso antiorario, regola della mano destra, vuol dire che gira in questa direzione. Sì, 101. Questo è 101. Gli assi sono in terna destrorsa, x, y e z, eh? Rotazione in senso antiorario vuol dire che gira da questa parte. Cioè, per esempio, per fare un esempio, l'asse, il vettore, diciamo, unitario, che è un po' più lungo in questo caso, lungo l'asse y, andrà nell'altra bisettrice. E quest'altra bisettrice andrà sulla
su meno lui. Ora, chi è questo vettore qui? Beh, intanto chi è questo vettore qui che è quello più difficile da scrivere? Potrebbe essere, per esempio, no, potrebbe essere, è il vettore 1, 0, scusatemi, questo è il vettore meno 1, 0, 1. Devo scrivere, no, va bene così. Ora, la rotazione mantiene le norme delle lunghezze, quindi questo vettore non è 0, 1, 0, ma purtroppo è 0 radice di 2, 0. Vi torna sta cosa? Sono dei vettori, il primo è un vettore lungo l'asse y, ma scusate, se voi, allora, la rotazione che la rotazione conservi le lunghezze dei vettori ci siete, no? Adesso, ruotate il vettore che è sull'asse y, d'accordo? Lo dovete ruotare di 90 gradi attorno al vettore blu, che è la bisettrice di questi due assi. Allora, intanto è di 90 gradi, quindi dall'asse y, se io ruoto attorno all'origine in qualche modo di 90 gradi e sono sull'asse y, su cosa finisco? No, z. No, attorno, scusatemi, una rotazione attorno a un asse. Non attorno a un punto. Non rispetto all'origine, rispetto al vettore. Cioè io prendo quel vettore e ruoto attorno a quel vettore. Cioè rotazione vuol dire questo, ve la disegno dritta, avete un asse di rotazione e su ogni... Beh, non proprio così. E su ogni piano perpendicolare a quest'asse voi... Questa è la rotazione. La rotazione. Oh, la rotazione si fa attorno a una retta in R3, non si può fare nient'altro. C'è un asse di rotazione, le cose ruotano attorno agli assi nello spazio. Esatto, tipo un kebab. Benissimo. Quindi, questo è lo spiedo. D'accordo? Anzi, anche perché kebab vuol dire spiedo. Quello viola è il piano viola qui, solo che qui è storto, chiaramente. Ora, dentro al piano viola, cosa trovate? Trovate l'asse y, diciamo, se scusate. Se questa è l'origine. Perché adesso tutti questi piani sono paralleli, ce n'è uno che passa per l'origine. Se questo è l'asse y, quando ruotate i 90 gradi e prendete un vettore qui sopra, quando ruotate i 90 gradi trovate un vettore messo così, no? Chi è lui? Beh, è uno che è perpendicolare all'asse y e perpendicolare alla retta blu. Dovete prendere una cosa che è perpendicolare all'asse y e perpendicolare a questa retta blu. Ora, 1 perpendicolare all'asse y vuol dire sul piano non x meno z, sul piano xz. Ok? 2 perpendicolare a 101 più 1 vuol dire che appartiene allo span di 1, 0, meno 1. Quindi deve essere la bisettrice, l'altra bisettrice. Ok, questa è una bisettrice, questa è l'altra. Nel piano XZ. Ora, il problema è capire se è lui meno lui, che cos'altro?
Adesso bisogna mettere due condizioni, bisogna usare. Il fatto che la distanza dall'origine resta uguale e che la rotazione è in senso antiorario. Quindi che da y vado verso le z positive. Queste due cose mi dicono che 0 radice di 2, 0 va in meno 1, 0, 1. Radice di 2 perché deve rimanere la stessa distanza all'origine, la distanza di questo all'origine è radice di 2. Meno 1, 0, 1 e non il contrario perché deve andare qua sopra e non qua sotto. Vi tornano queste cose? Benissimo. Adesso diamo, scusate un attimo, diamo un nome alle cose. Abbiamo V1 che è il nostro 101 che è l'asse di rotazione, V2 che è meno 101 e V3 che è 0 radice di 2, 0. Adesso, T di V1 quanto fa? V1 è l'asse, se io ruoto l'asse rimane fermo, fa V1. Poi abbiamo detto che T di V3 fa V2, è quello che abbiamo detto qua sopra. E ci manca di sapere T di V2, ma pensateci un attimo, se voi prendete questo e fa meno V3. No, come V1. Scusate, se fate. Se, prendete V. Prendete V. Prendete V. Come l'ho chiamato più? V3. Prendete V3. Ok? Prendete V3. Lo ruotate e ottenete V2. Se ruotate due volte. Ma no, V1 è l'asse, V1 non può. V1 non può centrare niente, V1 è l'asse, sta fermo. V2 e V3 sono sul piano viola, si muoveranno sempre dentro il piano viola. Il piano viola di suo è fermo, cioè nel senso, sta in se quando giro, il piano viola rimane il piano viola, i vettori dentro girano, ma lui rimane lui. E la retta blu rimane la retta blu. Vi rifaccio il disegno qui. Qui c'è V1, questo è V3, questo è V2. Ok? Quindi V3 va in V2. Quando giro un'altra volta, V2 va in meno V3. Perché fare due rotazioni di 90 gradi vuol dire fare una rotazione di 180, cioè cambiare segno. Cioè non V3 uguale meno V3, T di V3 uguale meno V3. Cioè T di V3 uguale a meno V3, questo sì. Quindi T di V2 è uguale a meno V3. Quindi, rispetto alla base B, V1, V2, V3. In partenza e in arrivo T a matrice, allora T di V1 fa V1, T di V2 fa meno V3 e T di V3 fa V2. Poi se M è uguale a V1, V2, V3, questa non la chiamiamo D perché non è diagonale, la chiamiamo S perché è speciale. Poi se M è uguale a V1, V2, V3, la matrice A
associata a T rispetto alla base canonica è M per S per M meno 1. Cosa vuol dire V2 non aveva radice di 2? In che senso aveva? No, è V3 quello. Sì, ah sì, scusa. E che problema c'è? Come prima. È lo stesso ragionamento di prima, questo. Allora, se avete capito questo ragionamento qua, è quello che ho fatto sotto il cambio di base. Questa. La seconda colonna della matrice S è questa. T di V2 uguale a meno V3. E il vantaggio è che per scrivere S, scusi, se V3 va in V2 e ho ruotato di 90 gradi, quando ruoto di nuovo di 90 gradi mi viene 180, quindi viene meno V3. No, 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 cosa c'è M per S per trovare l'inversa? Sì, allora scusate, fermi. Meno V3 ha radice di 2 come seconda componente. E chi se ne frega? Ce l'ha rispetto alla base canonica. Ma rispetto alla base B, V3 ha componenti 0, 0, 1. La base B ha come terzo vettore V3. Quindi la componente di V3 è 0, 0, 1. Le coordinate di V3 sono 0, 0, 1. Le coordinate rispetto a B di meno V3 sono 0, 0, meno 1. Primo. Secondo, se non avete capito il cambio di base, però andatevi a rivedere il cambio di base, perché questi sono esercizi sul cambio di base. La matrice che troviamo parte dalle coordinate rispetto a B e arriva alle coordinate rispetto a B. Io voglio una che parte dalle coordinate rispetto alla canonica e arriva alla canonica. Quindi in partenza devo cambiare da canonica a B, poi applicare D, sono in B, devo cambiare da B a canonica. Se volete, io ho che ho le coordinate rispetto a B. Applico S e ottengo le coordinate rispetto a B di un vettore V. Applico S e ottengo le coordinate rispetto a B di T di V. Ma io voglio fare la stessa cosa con le coordinate rispetto alla canonica di V. E andare nelle coordinate rispetto alla canonica di T di V. Ok? Le frecce sono moltiplicazioni per matrici. Io voglio la matrice che mi fa questo gioco. So quella che mi fa. Io voglio A e so S. Come faccio? Devo muovermi in verticale, giusto? Cioè, devo riuscire a fare così e poi così. E quindi mi serve il cambio di base dalla canonica a B, che è m-1, e poi il cambio di base da B alla canonica, che è m. E visto che sono tutte moltiplicazioni, funziona così. Io ho le coordinate rispetto alla canonica. Rispetto alla canonica, che di solito è E di V, e io vorrei fare A per queste uguale le coordinate rispetto alla canonica di T di V. Cosa faccio? Parto dalle coordinate rispetto alla canonica di V, le trasformo
nelle coordinate, queste sono le coordinate rispetto a B di V. Adesso le moltiplico per S e queste mi danno le coordinate rispetto a B di T di V. E adesso voglio quella canonica, quindi faccio M per le coordinate rispetto a B di T di V e queste mi danno le coordinate rispetto alla canonica di T di V. Se metto tutto assieme, cosa ho fatto? Ho fatto per S, ho fatto per M. E il passaggio finale mi dice che è questo, quindi questo va qui. Il passaggio finale mi dice che queste sono proprio le coordinate rispetto alla canonica di T di V. Da questo deduco che A è uguale a MSM-1. Torna. La funzione bisettrice dei vettori. Cos'è la funzione bisettrice dei vettori? M-1 sono i cambi di base. Ma cosa vuol dire associata alla funzione x uguale a y? No, non ha senso quello che sta dicendo, sono i cambi di base. I cambi di coordinate. Ma scusate, se avete capito l'esercizio prima, che problema avete con questo esercizio che in questa parte è uguale a quello prima? Perché non mi avete fermato prima? No, se ha capito, è uguale all'esercizio prima in questa parte. Non c'entra niente con le bisettrici. Quella cosa che ho scritto qua funziona sempre. Quella cosa, quello che c'è adesso sullo schermo funziona sempre, non c'entra niente che sia la base B. E la funzione bisettrice è una boiata grande come una casa, non ha senso. Cioè, è un'espressione che non ha nessun senso, quindi ho il dubbio di che cosa abbiate in testa a questo punto. Che è quella che fa il cambio di base, è quella che prende le coordinate rispetto a una base e dà le coordinate rispetto a un'altra base. La bisettrice c'entra un tubo. Questa parte di esercizio è identica all'esercizio prima. Che ci fosse la bisettrice qui era un caso del vettore che ho scelto. M è la matrice di cambio di base da B a canonica, cioè M per le coordinate rispetto a B di un qualunque vettore vi dà le coordinate rispetto alla canonica dello stesso vettore per ogni V in R3 o nello spazio V. Questo no, associo alle coordinate del vettore rispetto a una base, le coordinate del vettore rispetto a un'altra base, non è lo stesso vettore. Nessuno dei due è il vettore, sono le sue coordinate rispetto a due basi diverse. E poi cosa c'entra la bisettrice? Cioè è la stessa identica cosa dell'esercizio prima. Che qui ci fosse di mezzo una bisettrice non c'entra nulla. È esattamente lo stesso identico passaggio dell'esercizio prima dove c'era la matrice D al posto della matrice S. Io ho una matrice che funziona quando le coordinate le esprimo rispetto a una base strana. Voglio avere una matrice che funziona quando le coordinate le esprimo rispetto alla canonica. Cosa devo fare? Devo cambiare base in partenza e in arrivo. Ovviamente in partenza la cambio in una direzione, in arrivo la cambio in un'altra direzione. Voi avete una macchinetta che fa il plurale delle parole, dei nomi, ok? Solo che lo fa in polacco.
e basta. Voi sapete, voi volete fare i plurali in francese, cosa fate? Comprate un'altra macchinetta che traduce dal francese al polacco. Traducete dal francese al polacco, fate il plurale in polacco e poi traducete dal polacco al francese. Questo state facendo. S sa fare un'operazione quando le cose sono scritte in una certa lingua. Voi lo volete in un'altra lingua, dovete cambiare lingua, come? In una direzione all'inizio e nella direzione opposta alla fine. Ma che cosa c'entra? Ma lasciate perdere le cazzate e ditemi se avete capito questo. O meglio, se qualcuno ha dei dubbi, lo dica. Perché se non avete capito questo, quello che segue è un macello. E se è in una lingua diversa non è la stessa cosa, perché prendi in input una stringa di caratteri e si dice una stringa di caratteri diversa. Non è la stessa cosa. La macchinetta non sa cosa vuol dire quella parola, semplicemente sa come cambiare da una lingua all'altra. Comunque non ho capito il suo problema. È una matrice moltiplicata per un vettore, non ridà lo stesso vettore mediamente, quindi no. Poi se lei interpreta i due vettori come coordinate sotto basi diverse, quando va nello spazio vettoriale in cui ha preso le basi, quelli saranno lo stesso vettore dello spazio vettoriale, ma la matrice è una cosa che va da R3 a R3, prende una tripla e dà un'altra tripla. Non dà la stessa cosa, sennò sarebbe la matrice identità. Se lei poi interpreta questo nella base canonica, questo nella base B sono lo stesso vettore. Beh, è la definizione di matrici di cambio di base. Benissimo. Signori, avete 7 minuti di pausa. E ricominciamo ai 25.